Benvenuti, oggi vorrei mostrarvi la realizzazione di un ulteriore focolare trapper. Questa volta si tratta di un focolare basculante ad altezza fissa. Serve per cuocere dei cibi e poter spostare il sistema di cottura dal fuoco in modo da poter intervenire senza eccessivi problemi. Buona visione! Per realizzare questo supporto per un focolare trapper occorre un palo di legno lungo almeno 1,20 m, 1,30 m. Un'estremità è stata rastremata, cioè è stata appuntita per poter essere conficcata agevolmente nel terreno. La parte opposta ha gli angoli smussati per rendere più efficace il martellamento. Se io non smussassi gli angoli vivi, quando batto, tutta la parte della corteccia e del legname tenderebbe a spezzarsi, a smussarsi, a frammentarsi. Quindi questa è una buona norma ogni volta che ci si accinge a battere un tronco per conficcarlo nel terreno, è buona norma appunto smussare gli angoli vivi. Altro elemento utile a questo progetto è un ramo particolare, cioè un ramo lungo anche questo più o meno 1 m, 1,20 m, che abbia una biforcazione laterale di questo tipo, che termini con una forcella asimmetrica. Ora, non è semplice trovare un ramo che abbia queste caratteristiche specifiche che vi mostro nell'immagine. Ci si deve accontentare. L'ideale sarebbe che la forcella fosse parallela al ramo principale. In questo caso è leggermente inclinata, ma non posso farci niente, non ho trovato un ramo adeguato, intendo dire un ramo caduto. Avrei dovuto tagliare comunque un'essenza fresca, cosa che è un po' contraria al mio modo di vedere la natura. Quindi questo ramo qui, ramo principale con una biforcazione laterale che si conclude con una forcella. La forcella, il ramo principale andrà tagliato alla stessa altezza dei rami terminali della forcella. E poi serve del cordino. In questo caso io ho il paracord giallo perché mi serve per contrastare il colore del legno e mostrare meglio il lavoro che andrò a effettuare. Vediamo come si esegue il setup di questo sistema di sospensione per pentolame. Il primo passo da compiere è quello di piantare saldamente il mio palo portante nel terreno. La seconda parte è piazzare il sistema di sospensione. Adesso lo vedrete da lontano, poi avvicino un attimo la telecamera. Verrà un oggetto di questo tipo che permetterà di ruotare la pentola. Come dicevo, avvicino la forcella. In questo caso qui non è perfettamente parallela al ramo principale, quindi devo effettuare una leggerissima torsione, ma il legno ha una sua elasticità intrinseca che mi permette di fare questo tipo di attività. Come potete vedere, ottengo una sorta di gru di legno che ruota sull'asse principale. Ora, come faccio a bloccarla? Beh, se uno avesse un legno sufficientemente elastico, flessibile, potrebbe assottigliare una parte del ramo e creare una sorta di avvolgimento attorno al ramo principale, al ramo portante. Questo è un legno abbastanza rigido. Ho provato a effettuare il lavoro, ma tende a rompersi. Allora ci viene in aiuto la legatura classica per incrociare due pali.
Poi, prima di procedere alla legatura, a che altezza va piazzata? Beh, l'altezza, lasciatemi dire che è del tutto irrilevante, perché il sistema di sospensione poi sarà dotato di un particolare artifizio che mi permetterà di avvicinare o allontanare la pentola dal focolare. Vediamo come si effettua la legatura per tenere fermo il ramo in modo che non cada non appena io inserirò il mio carico all'estremità del ramo. E un'altra spiegazione: il sistema non tenderà a scivolare né verso il basso per il semplice fatto che una volta che ci sarà il punto di perno e di torsione in questa zona dell'albero, del ramo, il peso del mio pentolame farà sì che la forcella vada a insistere sul ramo portante e tenderà a sua volta a essere un punto di perno per cercare di spostare questa porzione di ramo verso il basso, ma essendo legata il tutto diventerà un sistema estremamente solidale e inamovibile e quindi non scivolerà verso il basso, non verrà estratto dal nodo e soprattutto non tenderà a ruotare in modo proprio. Sull'estremità del ramo su cui dovrò appoggiare il manico della mia pentola o il sistema di sospensione che poi vedremo, ho provveduto a realizzare un classico intaglio a V. E gli intagli a V li avete visti in uno dei recenti video, il cui link trovate nella sezione descrittiva di questo video. In questo modo io potrò appoggiare poi la mia pentola o il sistema di sospensione, questo è il manico, in modo che poi non si muova. Per bloccare il mio sistema di sospensione prendo un doppino di cavo e vado a bloccare il mio ramo. Come potete vedere, il ramo blocca la struttura portante sotto trazione, però non ne impedisce il movimento. A questo punto non mi resta che piazzare la mia pentola all'altezza desiderata dal mio focolare. E poi posso spostarla a piacimento per controllare la cottura, per aggiungere ingredienti o semplicemente per toglierla dal fuoco. Ma abbiamo visto che questo è un focolare trapper ad altezza fissa. Se io volessi spostare la pentola, come faccio? Ci sono vari metodi. Il primo metodo è utilizzare un sistema di sospensione variabile realizzato con un pezzo di metallo, possibilmente abbastanza resistente, dal diametro di 2-3 mm, 4 mm al massimo. Questo è un prototipo che ho realizzato con una treccia di filo di ferro, perché non avevo altro a disposizione, ma mi riprometto di costruirne uno un po' più decente. Questo non l'ho inventato io, Per onestà intellettuale vi dico che tutto quanto io spiego ogni volta, elenco e descrivo, si trova in moltissimi manuali. Questo ad esempio si trova nel manuale del trapper.
spiegano soltanto con un disegno come realizzarlo. Io non ho fatto altro che copiarlo e l'ho modificato leggermente per le mie necessità. Adesso andiamo a vedere come funziona questo oggetto. Questa serie di ganci continui servono per variare l'altezza della mia pentola dal focolare. Io la posso spostare a varie altezze e il peso farà sì che comunque il sistema si manterrà perfettamente in equilibrio. Se io lo faccio più lungo questo oggetto, posso anche arrivare all'altezza del suolo, ma il sistema è del tutto irrilevante. Questo è più che sufficiente già per cambiare, per avere ben tre posizioni della mia pentola rispetto al focolare. Posso chiaramente sempre spostarlo, lui si mantiene in equilibrio. Un altro sistema altrettanto efficiente è il ricorso ad un cavo munito di cavicchio. Devo fare in modo che il cavicchio che vado a realizzare sia una corda della mia circonferenza che compone il manico del mio secchio. Quindi più o meno dovrebbe avere questa dimensione da bordo a bordo. Vado a tagliarla con il mio segaccio. E adesso vediamo come funziona il sistema con cavicchio. Questo nodo l'avete visto in uno dei filmati precedenti. Io piazzo il mio cavicchio, lo ripasso bene perché non si è visto nel video, piazzo il mio cavicchio attraverso il manico e ottengo un sistema di sospensione. Come faccio a ottenere un sistema di sospensione variabile? Beh, semplice. Io realizzo un bel nodo terminale ai capi del mio doppino e ottengo già un punto di sospensione. Poi ne realizzo altrettanti in punti intermedi. Ad esempio due, uno e due. Ho ottenuto uno, due, tre punti di sospensione. Questo è un sistema. Questo un altro. E questo un altro ancora. Solo due note conclusive su questo semplice sistema di sospensione. Il cordino che ho utilizzato per sottendere la pentola con il cavicchio non deve essere di plastica o comunque di nylon, perché nylon e calore non vanno d'accordo, quindi dovrebbe essere una corda di canapa o comunque non suscettibile al calore in modo che non si deformi. E il sistema basculante che avete visto regge molto bene. Il legname che io ho utilizzato per realizzarlo è molto piccolo, perché è semplicemente a scopo didattico,
consentitemi il termine, quindi per carichi molto più importanti di una semplice pentola che ho utilizzato per l'esempio, potrebbe non reggere, quindi i rami vanno dimensionati in modo opportuno in funzione del carico, ovviamente. Quando vivevo con i pastori in estate, amici di mio padre, quando mio padre ha cambiato mestiere, loro utilizzavano per far bollire il latte dei sistemi di questo tipo con dei rami da 5 cm di diametro, perché dovevano sostenere dei carichi notevoli, pentoloni di latte da 20, 30, 40 litri. E il palo portante era di circa 8, 9 o 10 cm di diametro, quindi dimensioni decisamente maggiori di quelle che vi ho mostrato oggi. Quindi le strutture vanno costruite ovviamente con cognizione di causa e con grano salis. Detto questo, vi ringrazio per la cortese attenzione. Se avete delle domande potete porle nella sezione dei commenti, cercherò di rispondere appena possibile e quindi vi do appuntamento ad un prossimo video della serie.